appuntamento dell'ambasciatore. Ah, appuntamento? Mi hanno convocato per telefono. Il 140. Grazie. Salam. Prego, si comoda, signor Bianco. Veramente, io sono il signor Rossi. Appunto. Si comoda, signor Bianco Rossi. Grazie. Traso. Permesso. Niente paura, ma siamo tutti amici. Prego, cammina, cammina con i piedi. A morte? No, mica è una scimmia, lui è un ambasciatore. Momento, momento, sto parlando con Asi. Sentito? Parlo con Aso. Qui tutti parliamo con Aso, quando è necessario. Pronto? Pronto? In casa, Bubu? In casa, Bubu? Mobutu? Mobutu? No, non buttare niente. È peccato. È peccato, non buttare. Sì. Cosa vola? Come? Cosa vola? Veramente che non vola niente. Tu non capire niente. Eccellenza, dire tu cosa volere. Ah, io? Tu ci sei venuto? O ti ci hanno mandato? Mi hanno chiamato. Eccellenza, questo uomo con grossa panza essere signor Rossi. Oh, signor Rosso! Ambasciatore, Catonco. Piacere, piacere. Ta 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 bu bu zu. Piacere, comodo. Tira una sedia, signore. Subito, maestà. Niente paura, non tirare mica in testa. Bu bu zu. Maestà. Hai spiegato al signore di che cosa si tratta? Non ancora, maestà. Spiega. Dunque, tu devi sapere che un parente tuo è morto. Scusa. Questo animale... Da che stare Italia, imparato a parlare in napoletano. Yes. Dice pure, fumarola in coppa. Piacere molto vostra lingua. Sì. Dunque, tuo parente migrato molto tempo fa in Kadong, morto defunto, e lasciare ti universale, erede universale. Non capisco. Ma allora tu stare un po' cretino. Credo anch'io. Ma... No, volevo dire che non ho parenti, sono trovatello. Uno zio anche lui trovatello. Yes. Voi siete due parenti trovatelli che vi siete trovati altelli assieme, capito? Ma come si chiama questo mio parente? Come si chiama? Rossi, no? Rossi. Rossi. Rossi ce ne sono tanti. Ma nel Kadong ce n'è uno solo. Tutti gli altri sono neri, vedi, lui è nero. Tutto nero. Ci sono anche i gialli, ma i gialli sono i cosi. I peperoni. I peperoni. Non piacciono. Di giallo non si mettono proprio. Se fossero quelli verdi piccolini, a pensarci bene, una volta ho sentito parlare di uno zio Pasquale Rossi. E questo è. Ti ha lasciato un biliardo. Come? Hai capito? No, non. Ti ha lasciato un biliardo. Ma hai capito? Biliardo, non biliardo con stecca. No, senza stecca, un biliardo di monete. Un biliardo? Un biliardo. Un mille bilioni. Un miliardo. Ma è proprio vero. Adesso tu devi partire subito per Kadong, altrimenti tempo stringe. E con ristringimento sono dolore, figlio. Ah, sì, eccellenza, parto in settimana. Grazie, arrivederci. Un momento. Tu dimenticare cose molto importanti. Cosa dimenticare? Diritto cancelleria come d'accordo per telefono. No, mi scusi, eccellenza. Prego. Avevamo stabilito 50.000. Prego, eccellenza, 55.000. Già, bene, 10% diritto fisso. Cavigione fisso. Chi può essere? Chi può essere? Telefono. Cosa mi vuole? Pronto? Dovete andarvene immediatamente. L'ambasciatore è tornato all'improvviso e è arrivato in questo momento. Vado via. Oddio, che c'è? Arriva l'ambasciatore. L'ambasciatore del carro. Scappa. Adesso ci viene qua, facciamo pagare il carro. Via. Chi è? E cosa vuoi? Dobbiamo scappare. Ma mi lasci tutto da voi. Su, Addio. Quando si sente.
arrivare sempre in ritardo, arrivare. Non sapere di essere un falso ambasciatore qui in albergo, scappato da quella parte. Corre, arrestare subito, che se non fa il rapporto all'ONU. Chiaro, subito. Corre. Corri anche tu. No, questa è la camera di servizio. Meglio, è quello che ci vuole. Non che vuoi. Lo sai che fai. Ma che è successo? Non so, sono entrato alle guardie. Chi sono quei due? Fidel Castro e la moglie. Carina lei. Fermi, un momento, ho detto. Le presento mia moglie. Non fare il buffone. Via.